spettacolo. Prego, prego, andate tutti a prepararvi, sì, tranne Valeria. La stanza inclinata, coiffeur per animali. Mago Forest, il coiffeur. Maurizio Casagrande, il San Bernardo. Le Donatella, le padroncine. Francesco Paolo Antoni, la tigre. Ricky Memphis, il domatore. Antonio Giuliani, il cliente. Nel negozio Il Bello e la Bestia entra il rinomato coiffeur per animali, Forest. Eccomi qua! Sono... Ciao Stefano! Sono coiffeur, cioè sono qua dentro. Prima ero coiffeur, adesso sono qua dentro. Dopo sta battuta potrei anche andare, però... Direi di sì, ma prima Forest mette le scarpe da lavoro. Ma ho già le mie, non c'è bisogno. No. Lei è un coiffeur, ha le scarpe da lavoro. Le scarpe da lavoro, va bene. Sono lì di fianco allo scaffale. Allora, sono, immagino che sono le scarpe da coiffeur, sono, immagino che siano, visto uso anche i congiuntivi giusti, mi cambio un attimo, certo. Io sono il coiffeur dei cani VIP, lo sai? Addirittura. Io ho lavato Rex, ho lavato Rin Tin Tin, ho lavato Lessi. Aspetta, come... un attimo. Devo mettere per forza? Guarda che i coiffeur moderni vanno anche scalzi. Non si può lavorare senza scarpe per da lavoro. Per igiene, scusa, la facciamo così, scusa. Vabbè. Vabbè, se hai la nottata qua, metto qua così, guarda. A tutto c'è rimasto. Oh, fermo, fermo. Mamma mia. Ce la faccio, eh? Sì. Bella, se scappa. C'ho il gilet che mi stringe, non mi posso abbassare. E voilà. Una. E due. Ce l'abbiamo fatta. Adesso. Bene, adesso che... Mette il camice e controlla che tutto sia in ordine, arrivando fino al magazzino in alto dove prende il carrello con i suoi prodotti miracolosi. Il camice. Metto... Questo è il collare. Ah, è vero. Quella è un'altra serata, no? Allora, metto il camice. Metto il camice. Ecco qua. E eccomi. Controlla che tutto sia in ordine. Tutto in ordine, mi sembra. Arrivando fino al magazzino in alto, dove prende il carrello con i suoi prodotti miracolosi nel magazzino. Allora, campione di parkour, hai visto? E voilà. Questo è comodo, guarda. E voilà. Magazzino. Ci sono i prodotti. Certo. Eccole qua. Il carrello con tutti i prodotti. Eccole qua, comodissimo. Chiudo. Un attimo. No. Allora, coiffeur. Ragazzi, 29 anni e ancora atletico. Devo dire che te li porti benissimo. A questo punto entra il primo cliente. Ah, era ora. Niente poco di meno che un cane San Bernardo con le sue due padroncine. Faccio trovare in ordine. Gustavo, forza. Guarda. Mi hanno strappato le orecchie! Gustavo! È morta la prima! Vieni! Vabbè, sono due sorelle, se muore una c'è l'altra! Scusi, un attimo! Le mantengo io! Scusi, ma lei sarebbe un San Bernardo! Non ho capito! È un San Bernardo lei! Mamma e papà erano San Bernardi! Addirittura! Ma non lo so mamma come si comportava, se era completamente cane o anche un po' topo, diciamo, perché è un bastardo! Che cos'ha il collo? La borraccia! Ah!
perché non si porta più un pallone, capite, è antico. Allora mo si porta il termos. San Bernardo moderno. Sì. Molto irrequieto. Però non mi tira la coda, che già so. Il San Bernardo è in calore, ah, e sì, nel parco si è sporcato nel fango per correre dietro alle cagnoline. Esattamente. Deve fare il bagnetto. Ah, deve fare il bagnetto. Ah, sono in calore. Sei in calore e ti sei sporcato. Caro. Sono in calore o no? Sì. Un po' meno in calore. Prendi la mia gamba, prendi la mia gamba. Io sto in calore, mica sono scemo. Ah. In calore, ma non troppo, diciamo. Sto in calore con quelli giusti, diciamo. Ma raffredda subito. Il coiffeur ha una soluzione, una novità. Sì. Un bel bagnetto rilassante che abbassa il livello ormonale. Ah. Lo illustra. Sì. E ne rivela gli ingredienti. Ah, anzi, siccome sono in un periodo 3x2, sì, lavo il cane e a gratis anche le padrone. Prima le padrone, poteva andarci meglio, però. Vai nella vaschetta. Io vado. Prego. Vieni tesoruccio. Aspetta, non mi chiamate tesoruccio, ma fai schifo. Vieni qua. Ovviamente il cane non ha intenzione di fare il bagnetto perché è in piena crisi ormonale. Allora, il bagnetto, il bagnetto. Ma quando mi escono gli ormoni se ne cadono in legge. Non so perché succede questa cosa. Scusate, vieni, bagnetto. Mi cade l'ormone e cade l'orecchio. Stavo si vieni, vieni qua, vieni. Questo non ha capito niente dei cani. Dai, vieni, dacci il bagnetto, il bagnetto. Deve entrare? No, non me lo voglio fare il bagnetto. Sì, invece sì, fuori, entra nella vasca. Il cane però ha continue crisi ormonali e si innamora dei peluche. Si innamora. Signor coiffeur, ho messo troppo balsamo nel pavimento. Allora, io mi sono innamorato qua di Gigino. Di Gigino? Si chiama Gigino. Dammi una mano, lanciami qualcosa. Non le mani, qualcosa. Lanciami lanciami questo, di. Questo. Ragazzi, occhio al rubino. Tu vedo che mi mantiene, eh? No, sì. Io non mi fiderei. Allora, laviamo il cane, laviamo il San Bernardo. Allora, il cane entra nel bagnetto e il coiffeur inizia a strofinargli la pelle col prodotto attraverso una spazzola pregiatissima. Questa è pregiatissima. Ma ho capito, ma non è adesso, per cortesia. Sono setole di ermellino pregiatissimo. Vai dentro. Rotella. Ecco. Beh, allora, iniziamo. Vi insegno come si lava un cane, va bene? Come si lava? Ma lì è in calore, sarebbe bello anche castrarlo un po', che dici? No. Ci pensi lei, è molto irrequieto, quindi c'hai un tagliaunghie? Tagliaunghie. Una lente di ingrandimento che iniziamo a castrarlo? Ma che cane che tagliate normalmente? Allora, deve fare con quello che ha. Per rilassarlo deve... Cioè. Ma questo cane può anche sputare ogni tanto? Certo. Un cane... No, perché... Ovviamente... Lo scalza, lo fa, tendi a farlo il San Bernardo. Non volevo. No. Com'è questa? No. Attenzione. Attenzione che io pure. Ma ecco che arriva un'altra cliente che deve farsi bella. Una tigre, Francesco con il suo proprietario Ricky. La tigre. Ragazzi, attenta. So tigre bengala. So tigre bengala. Ricchezza da cuccio, questo sono napoletano. Abbasci. La tigre obbedisce ciecamente a ogni ordine del suo padrone. Io mi vorrei fare... Vorrei togliere le strisce. È matto. E vorrei farmi i buoi. Diventi un leopardo poi. Vuole cambiare look. Siccome mi piace assai un leopardo. Ma è sicuro che è una tigre questa? È un tigro. Mansueta, wow. Sono tigre bengala. Tu sei un cane. Sì. Che razza sei? San Bernardo. La tigre bengala. Giù.
Ma io vorrei sapere qual è il segreto, perché è troppo educato. E io sono sempre morto col tracco. Tu sei incrociato con una pantegana. Mamma, dipende tutto dal tono di voce. Ce la fate? I piedi! I piedi! Nel frattempo, scusate, noi perché capiamo la tigre la è molto obbediente al padrone, perché il padrone allora, appunto diceva che usa un tono di voce particolare. Questo! Sì, padrone! Senti, capisci questo solo è il tono questo? Di voce per renderla così obbediente. Abbascia! Ma se no, le donne, tu, stai giù! Stai giù! Stai giù! Arzoto! Arzoto! Aizoto! Brava, Aizoto! Quindi dobbiamo fare questa voce, tigre! Venga! Attenzione! Ce la fate? Ragazzi, a me mi piace questo mozzo, posso dire? A lei la vedo particolarmente rilassata. Io sono abbastanza rilassato. Oddio, ma perché sono venuto su io? Il padrone della tigre, piano, piano. Sta succedendo tutta roba. Ecco, non perde occasione. Oddio. No, afferro, guardi, questa posizione non la possiamo tenere. È bella, no, 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 è nuova, è nuova. Mi dia la mano, mi dia la mano. No, Ce la fate? Che lei è pericoloso. Ce la fate? Allora, il padrone della tigre comincia a comandare anche il San Bernardo, che esegue alla lettera i suoi ordini. Esci! No! Esci! Ma siamo così bello qua dentro, perché devo... Ma scusate, è infettiva questa cosa che state parlando? Ci vuole questo dono? E dici che ci vuole questo dono? No! No! Che comando... Su tigre e bengala! L'abbiamo capito! Una mano! Lo accendiamo all'ultimo dell'anno a questo! Eccolo qua! Ma perché c'è una coda diversa? Se tu sei cane! Io l'ho detto, mia madre non doveva essere una persona per me. Allora, la tigre e il San Bernardo, mettetevi vicino, uno all'altro. Vicini! Allora, vicini la tigre e il San Bernardo. Avvicinatevi. Perché dovete fare il bagnetto insieme. Cambio! Mi ho come si fa? Girate questa. Piccolo, il mio cuore! E questo avvicinatevi, non lo dovevi dire, capito? Con una botta così. Andate nella vasca, tigre e San Bernardo nella vasca. Mi stavo così bello qua dentro, forse così. Tigre e San Bernardo nella vasca! Così, nella vasca! Evidentemente. I due animali fanno insieme il bagnetto rilassante e si rilassano tantissimo insieme. Sì, vi piace? Ci piace? Vi rilassate tantissimo. Ecco qua, aspetta, che tengo dietro? Mi sto rilassando troppo, scusate un attimo. No, sta di calore, non ci sa mai. Ecco qua. Che invidia, che invidia. Scusate che levo un po' di roba. Guardate che esci. E basta, vai, fai il bagnetto. Ecco qua. Rilassatevi, rilassatevi. Godetevi il bagnetto, vi piace molto. Ma io non sono rilassato, sto scomodissimo. Ma ecco che entra un altro cliente, Antonio, con il suo cane, urlando contro il Coiffure Forest, che dopo il trattamento rilassante il suo cane ha avuto un effetto strano. Lei è un truffatore, sa? Sì. Guardi! Guardi come mi ha ridotto il cane! Guardi! Guardi! Guardi, che prodotto mi ha dato? Che prodotto ma mi ha dato? Questa è la razza, è la razza. Infatti era un setter, è diventato un 4.5. Ti faccio una sciarpa adesso. È rilassato, è tranquillo. Adesso lei, adesso... Lei? Lei, sì. Buonasera. Buonasera. Sta parlando con me, scusa. 335. Ma che 335? Sta parlando con me. Ce l'ha? Adesso come faccio io questo? Il cane... Che possiamo fare? Noi qua Ferri, imbarazzato, getta il cane floscio nella vasca e ci versa dentro un prodotto energizzante all'ormone di mandrillo. Ma con noi dentro! Con noi dentro! Allora, attenzione. Ci pensi per... lasciami stare là! Lasciami stare! Piano. Arriva. No, io avviso perché sono San Bernardo. Non si può mai sapere. Avete bisogno della borraccia? Salvare. Una mano. Grazie.
Allora lei c'ha un vizio proprio. Ma questo è lui è fuori campo, è un fuori campo. Lui è abituato a lavorare alla scala, hai capito? Torni al lavoro, torni al lavoro. Lui lavorava alla scala. Deve mettere il cane floscio nella vasca con l'ormone di mandrillo. Già ci siamo. Lanci il cane. Lo metto sopra. Ma scusami. Lanci il cane. Uno, due. Mettilo nella vasca. Chiedo scusa, però posso fare una domanda? Ma che schifo. Io già sto in calore. Puro l'ormone mandrillo. Vabbè, non rispondo di me, poi dopo. C'è una musica brasiliana che facciamo vedere. Volendo. Piano. Oddio, oddio, oddio. Confer, dobbiamo risolvere il problema del cane floscio. No, ce la fate? Tutto a posto, tutto a posto. Si vede che c'è un cane che si preoccupa molto per le padrone, eh? Sì. Era meglio prima, abbiamo cambiato posizione del trenino. Si tenga. Dov'è il mio cane? San Bernardo, ma lei è un cane da guardia? Io no, io sono cane da riporto. Da riporto, sì. Sì. Ah, una tigre! È una tigre? No, ma non ci preoccupi, è mansueta. Ah, è mansueta. Sono un tigre bengala. Quindi a Capodanno lo sparamo. Quindi fa... Così a dire del bengala, vabbè. Una razza buona. Lei adesso deve risolvere il problema. Versi il prodotto, l'ormone di mandrillo nella vasca. Allora, l'ormone di mandrillo. Lo prendo io, dove ce l'ha? Dove ce l'ha? Dove? Ah, questo, forse, questo. No, quello con la borraccia. No. Dov'è? Questo è la borraccia. È quello là sopra. Vado per San Bernardo. Questo è l'ormone di mandrillo. Questo è l'ormone di mandrillo, bene. Mazza, trovo subito il mandrillo. Piano. Mischiamo. Questo, perché dovete sapere che l'ormone di mandrillo ha un effetto immediato. Ah, sì. Vabbè, quindi sia la tigre che il San Bernardo che il cane aspetta pure sul piano. Ma chi se l'è preso il sormone? È l'effetto del... Bisogna sedare il proprietario. Anche gli animali vengono presi dall'effetto dell'ormone di mandrillo. Ma è un esempio! Non mi spinga! La possiamo fare qua giù, sta cosa dell'ormone? Hai fatto il doppio cardiaco! Il doppio! Ah. No. Ancora non so bene! Sta a far cancan, Aspetta, che faccio? Ma che cosa c'è lì dentro? Dovete uscire dalla vasca perché l'ormone di mandrillo va preso. No, dovete uscire. Smascatevi. È energizzante. Dovete sfogare in preda all'ormone di mandrillo. Tutti. Siete in preda all'ormone di mandrillo ancora. Ha un effetto a lunga durata. Fermi tutti così. Non mi muovete. Perché tra poco vedremo come va a finire. Stasera tutto è possibile! Bentornati a Stasera tutto è possibile, li abbiamo lasciati così. Come va? Bentornatissimi. Bene. Sta finendo l'effetto del mandrillo però. Io c'ho un problema. Che? Io sto fermo. Uno solo. I piedi si muovono. Ah, il tuo culetto appoggiato al mio ginocchio. Infatti mi piaceva sta cosa. Sì, pensavo fossi tu, capito? Ti ringrazio della fiducia. Ma non... Il coiffeur pone rimedio lanciando un ballo scatenato in cui gli animali si gettano... Anima e corpo! Pura!
Non fa così, non fa così. Ferma! Grazie.